Probabilmente uno dei personaggi più famosi della televisione italiana, sto parlando di lei, Mara Venier, una donna straordinaria che rappresenta veramente un genere di donna straordinariamente sexy. E pensate che grazie alla sua verve, alla sua simpatia, alla sua vivacità, io la considero una donna davvero molto molto piacevole, graziosa, garbata e educata. Mi ricordo anche della figlia Elisabetta Fioracini che, vi ricordo, conduceva anni e anni fa Solletico con il grande Mauro Serio. Ebbene, però, da come si legge nel web, per l'appunto, Mara Venier avrebbe fatto una rivelazione, avrebbe fatto una dichiarazione che mi ha lasciato davvero molto colpito. In particolare a Lauro e Cucciari su Radio 1, la bellissima conduttrice bionda avrebbe parlato della sua nuova vita che sarebbe non in Italia ma a Santo Domingo e avrebbe fatto sapere, avrebbe affermato che potrebbe lasciare definitivamente il mondo della televisione per godersi la vita. Lei, insieme all'uomo che è vicino a lei, che vi ricordo è il buon Nicola, non aggiungo chiaramente il cognome per ovvi motivi di privacy. E io dico a Mara, mi dispiace se ciò fosse vero, se ciò che ho letto corrispondesse alla verità e alla realtà dei fatti, me ne spiace di ciò perché sei stata e sei sempre stata, secondo il mio parere, una straordinaria conduttrice televisiva di grande capacità, di gran talento e soprattutto di grande, nonché immensa simpatia. Ma anche riconosco che hai sempre messo nei tuoi programmi, specie quando conducevi Domenica Ino, negli anni 2000 circa, anche una certa dose di gran sensualità, grazie alle tue forme straordinariamente sexy e affascinanti. Mi dispiace se ciò, per così dire, corrispondesse a ciò che tu avresti detto, se ciò appunto si avverasse, perché ciò significa che il mondo della televisione perderebbe una donna magnifica, straordinaria, in gamba e unica come te. E ciò, lasciamelo dire, che rappresenterebbe per tutto il mondo della televisione una grave, o meglio, una gravissima perdita, secondo la mia opinione. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, falsità o informazioni che non dovessero corrispondere alla verità dei fatti, me ne scuso in quanto chi vi parla in tale video, quindi io me medesimo, non sono un giornalista, pertanto escludo su di me ogni eventuale responsabilità di qualsivoglia natura. Questo video nasce solo per informare eventuali persone, non per altri motivi. A Mara Venier mando un bacio e dico: Mara, spero che il tuo non sia un addio, ma eventualmente un arrivederci, in base alla rivelazione che sarebbe possibile leggere nel web di oggi, 21 giugno 2017, nei diversi siti internet italiani. Ripeto, non voglio che tu vada via dal mondo della televisione perché la televisione secondo me ti appartiene e con te, nel caso in cui te ne andassi, ci sarebbe una perdita del mondo televisivo che dal mio punto di vista tu hai saputo fare in modo straordinario e mirabile. Bene, un saluto a te, un saluto al tuo uomo Nicola, a presto e grazie.